Pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Allora, ci troviamo con il professor Gianluigi Zucchini, autore del catalogo, interessato a questi artisti, che siamo un fotografo, un acquarellista e una scultrice. Mi spiego un po' innanzitutto come ha pensato di unire queste tre forme d'arte. Ma mi sono stati presentati da Carolina, direttrice, e mi ha proposto di scrivere qualcosa vedendo le opere di alcuni artisti, scegliendo appunto tra questi. Abbiamo scelto una acquarellista, una scultrice, che poi fa anche pittura, ma soprattutto scultrice, e poi questo giovane fotografo che elabora delle fotografie facendo della digital art. È questo. E questo fotografo ovviamente è una forma di arte molto contemporanea, se vogliamo. È una forma che lei riesce a individuare o pensa che sia indispensabile il computer per questa forma d'arte, oppure è sufficiente anche far proprio la foto bella? Ma c'è la fotografia d'arte, che anche quella riesce a fare delle cose molto interessanti. Poi se la fotografia si abbina anche al computer, riescono anche delle cose ulteriormente nuove e direi di grande anche suggestione visiva proprio. Quindi mi sembra che siano ricerche che approdano poi anche a dei risultati che si sta facendo oggi, e dove appunto ritorna sempre, a mio parere, quel riferimento alla luce naturale, alla natura, anche se non proprio la natura visiva, campagna, eccetera, paesaggio, ma la natura che può essere l'universo, il cielo, le nubi, le stelle, tutto quanto è di magari misterioso per noi, ma che l'artista riesce anche in qualche modo a tradurre. Allora, la fotografia, se vogliamo, ha fatto dei passi da gigante, in quanto una volta che serviva più che altro come un momento di esattezza di un particolare, di un paesaggio, di una persona, oggigiorno gli artisti fotografi, diciamo qui per virgolette, cercano di elaborare questa foto dando una loro chiave di lettura. Sì, certamente, la fotografia è molto, si è molto sviluppata, non sono più i daguerrotipi dell'epoca, dell'Ottocento, ma via via si è sviluppata, via col ritratto, l'istantanea, e poi anche le foto d'arte, di frammenti di natura, di frammenti di addirittura cose che non sarebbero di alcun valore visivo, come delle macerie, dei ruderi, acquistano colti dall'occhio di un fotografo abile e molto bravo, acquistano quella piacevolezza visiva, quel documento visivo che appunto l'occhio importante del fotografo sa vedere, del fotografo che ha però l'occhio, ecco, quello che... L'occhio dell'artista, insomma. L'occhio. Passiamo a questa, agli acquarelli. Allora, Clelia Cassaniti è un'acquarellista di un certo spessore, mi sembra, e lei l'ha presentata in un modo molto concreto, quasi quasi come un'artista vera. Sì, mi sembra che la conosco da tempo e avevo visto le sue opere, l'evoluzione delle sue opere. Una delle ultime è questa, che è molto diversa dalle prime che faceva e che erano pure apprezzabili,
e dove lei usava l'acquerello in un certo modo, molto diluito, molto senza disegni preordinati, quasi un acquerello informale che però alludeva alla natura. Continua questo tipo di lavoro con però una stratificazione diversa, una modalità più intensa, più motivata, direi anche più emotiva. Mentre in un primo tempo c'era molto lirismo, adesso questo lirismo si stempera in una forma più materica, direi quasi. E questo è importante, perché vorrei sottolineare come l'acquerello sembra che sia una tecnica così per signorine di buona famiglia, come era intesa nell'Ottocento e come viene intesa anche in qualche modo oggi. La regina Margherita aveva addirittura una scuola di acquerello, lei stessa dipingeva, quindi era un passatempo per lei. Qui non è il passatempo, qui c'è proprio l'acquerello usato come forma d'arte. Questo forse perché proprio quello, lasciandomi quello che lei dice, in Inghilterra con Turner l'acquarello ha una visione, ha una forza e anche una capacità pittorica, una capacità artistica vorrei dire, di un certo valore, mentre in Italia è sempre usato l'acquarello non dico un sottoprodotto, ma di categoria B rispetto all'olio. È una realtà o perché non c'è l'educazione? Sì, purtroppo non c'è stata educazione a questo. E si mantiene forse qualche realtà, anche se oggi l'acquerello sta riacquistando un suo valore. Turner è stato un grande, ha aperto la strada alla modernità, direi quasi, no? Sono gli ultimi quadri che sono informali, lui riusciva a fare sia con l'acquerello che con l'olio. Ma tuttavia, ecco, la sua spinta è stata acquisita molto tardi da noi, in particolare anche da noi con l'acquerello, perché interessò e entusiasmò Monet quando lo vide e altri impressionisti. Noi italiani siamo sempre arrivati con qualche ritardo in certi aspetti, tranne poi qualche artista che è emerso in questa situazione e così, e quindi noi adesso si sta recuperando, direi, questo che si è perso. Cristina Scalorbi è l'autrice di queste opere scultoree e abbiamo scoperto stasera che è anche una pittrice, se vogliamo, e effettivamente vedo che anche come pittrice ha un certo valore. Mi parlo un attimo della scultrice, eventualmente la possibilità della Scalorbi anche mettersi nel mondo della pittura. Dunque, come scultrice io anche ho detto più volte che mi sorprendeva per una donna giovane questo senso di dramma, di angoscia che c'è nelle sue opere, frammenti di volti, opere non concluse direi quasi, e che testimoniano poi delle metafore, il passato, la memoria che muore, il ricordo che rimane appena e tanti altri aspetti. La donna, soprattutto in certe sculture, lo squarcio della donna che nel parto viene addirittura squarciata, quindi c'è un dramma che diventa quasi filosofico nel suo lavoro. E poi la pittura, anche questa è una pittura a frammenti, io vedo un frammento di volto anche in quest'altra opera qua vicino, un frammento, un occhio, una parte di labbra, e quindi anche qui la visione inconclusa, non terminata, quasi che appunto le mancasse a lei, artista, qualcosa per definire il tutto nella realtà. Questo smarrimento io lo vedo poi anche nella opera, nella modernità. Allora, queste sue sculture, queste
queste ali in un corpo femminile ha una chiave di lettura particolare? Ma le ali sono sempre state interpretate come qualche cosa di slancio, di elevata, di elevatezza, di sublime visione delle cose, uno slancio verso un mondo che non esiste o si esiste nella fantasia, ecco l'ala. E quindi qui io credo che anche qua abbia questo valore, questa ricerca della, come in questa bellissima ala, un angelo frantumato che cade, di cui rimane l'ala, memoria o speranza di una ascesa verso dei mondi diversi. Molto interessanti, molto diversi, certo. Professore, la ringrazio della sua collaborazione e in bocca al lupo per tutto. Grazie a lei. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AICE Bologna e Art Journal. Pensa al futuro. Non rinunciare ad un sano sorriso. Studio odontoiatrico dottor Roberto Vallone, in via Mengoli 31, Bologna. Telefono 051 34 72 69.